l'ascolto delle famiglie il cuore del sinodo in corso in Vaticano. Sono le loro testimonianze a guidare la riflessione, le loro preoccupazioni e i loro suggerimenti restano un contributo importante in vista di decisioni future. C'è un punto sul quale però le loro voci concordano: il matrimonio è la via per evangelizzare e per realizzare il progetto di Dio sull'uomo e la donna. Ma per arrivare a comprendere fino in fondo questo sacramento è necessario sanare le ferite del passato, come cercano di fare nei loro progetti pastorali Isabel e Umberto Diaz Victoria, membri della Commissione per la Famiglia della Conferenza Episcopale Colombiana e direttori della Fondazione Uomini e Donne del Futuro. Noi abbiamo potuto sviluppare supporti che sono serviti ad accompagnare le famiglie in crisi, ad esempio quando sono vittime dell'infedeltà, quando hanno difficoltà in famiglia a motivo di questo flagello così terribile, attraverso una pagina web che si chiama comesuperarelinfedeltà.com, all'interno del portale famiglia.com. La preparazione di una persona al matrimonio inizia sin da quando nasce, vedendo come riceve amore, quali sono i rapporti con i genitori, quelli in famiglia, come impara sin da piccolo o da piccola ad essere sposo e padre o sposa e madre. Pertanto è molto importante che questa preparazione venga vissuta considerando il prima. In tal modo, arrivando ad incontrare la persona con cui andrà a vivere, possa offrirle il meglio di sé e lei possa anche fare altrettanto. Dal Brasile arriva ancora un invito più pressante per le coppie: aprirsi al confronto con le altre famiglie per aiutarsi reciprocamente, soprattutto nell'educazione dei figli. Lo ribadiscono Ketty e Pedro De Rezende, impegnati nella pastorale sulle sfide familiari. Qualunque preparazione al matrimonio deve tener conto che non ci sposiamo soltanto in due. Ci sposiamo accogliendo Dio nella nostra vita e dobbiamo dargli l'opportunità di manifestare la sua opera attraverso il nostro contributo a tale processo. I nonni hanno un ruolo molto importante nella società, persino riguardo alle preoccupazioni di oggi. Nel contesto della necessità di affrontare questa crisi della fede, si è rilevato che il loro ruolo può rinvigorire e riconfermare la fede che hanno trasmesso ai genitori e ribadirne l'estrema importanza per i loro nipoti. Reconfirm that with their grandchildren is extremely important. Educare i figli alla fede attraverso la propria testimonianza e la promozione di cammini di iniziazione cristiana sono questi suggerimenti proposti da Patrizia e Massimo Paloni, appartenenti al cammino neocatecumenale, in missione in Olanda da 11 anni, genitori di 12 figli, l'ultimo è il piccolo Davide. Noi abbiamo ricevuto la fede grazie al cammino dei nostri genitori e Dio ci sta aiutando a passare la fede ai nostri figli, che riteniamo essere un compito fondamentale per noi come genitori. È molto importante, data la situazione drammatica per tanti aspetti della società in cui viviamo e la crisi profonda della famiglia, rispondere con un cristianesimo autentico, con una fede autentica, per cui nasce, diciamo, l'uomo nuovo, che è un uomo capace di amare, di donarsi, di avere tutti i figli che Dio vuole mandargli, di aprirsi alla vita, di partire per la missione. Dio opera nonostante le nostre debolezze, questo ci consola molto. Che la società, il mondo ci propone tanti obiettivi nella carriera, in tante cose che possono essere buone assolutamente, ma a volte ci distolgono da quello che può essere la missione principale di una donna, che è quella di partecipare a Dio, con Dio alla creazione. Anche perché nella mia esperienza personale, quando ho incontrato donne che mi hanno chiesto l'esperienza, a volte alcune sono state veramente colpite, hanno detto: ma se io avessi saputo che avrei potuto avere tanti figli ed essere felice, anche io avrei voluto una famiglia come la vostra.